Radicale, siamo con Marco Rizzone della componente gruppo, del gruppo del Centro Democratico, il gruppo misto, che è stato nel Movimento 5 Stelle fino a quest'estate, per parlare con lui di una polemica che ha riguardato gli stati generali del Movimento 5 Stelle, che lo scorso autunno ha varato un organo che poi di fatto non è servito a nulla. Oggi abbiamo visto che sul Corriere della Sera, lo faccio vedere a pagina 14, c'è un articolo sulle spese che riguardano questa kermesse. Allora, lei so che insomma, conosce molto bene il mondo delle start-up, si occupa di questo settore. Le volevo chiedere come ha trovato questa polemica sui 130.000 euro e l'accusa che è stata rivolta al reggente del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, su questa iniziativa. Allora, innanzitutto dall'articolo del Corriere della Sera non si capisce chi sono questi parlamentari del Movimento 5 Stelle che hanno sollevato la questione, ma insomma, secondo il suo modo di vedere, la sua esperienza, questa può essere una cifra spendibile per un'occasione di questo genere, considerato che è stato fatto online? Beh, bisognerebbe conoscere ovviamente i dettagli, cosa che io, non essendo più nel movimento, non conosco, quindi le mie sono supposizioni. È chiaro che se fai un evento di vasta portata con professionisti, un costo del genere potrebbe anche essere plausibile. Ora Quindi ci possono essere occasioni in cui si spende una cifra di questo genere per appuntamenti che richiedono insomma un certo impegno? Allora, sicuramente se l'evento è fisico anche cifre superiori. Il fatto che sia stato realizzato a distanza mi fa pensare che possa essere, diciamo, una cifra un po' esagerata, però ovviamente bisognerebbe vedere quali sono le voci di costo per analizzare in dettaglio. Quello che è apparso dall'esterno è che è semplicemente un sistema di videoconferenza con sfondi virtuali, anche carini, ma diciamo sicuramente non possono costare una cifra del genere. Io, a quanto sapevo, questo tipo di attività era stata appaltata a una società esterna di comunicazione diversa dall'associazione Rousseau, Quindi Rousseau non aveva svolto. questo, a quanto ne so io, è stato, diciamo, quello che mi hanno riferito, cioè che l'associazione Rousseau negli Stati Generali non è stata coinvolta anche per sperimentare, diciamo, soluzioni diverse, alternative. Questo ovviamente può non essere piaciuto a qualcuno e quindi forse è per questo che qualcuno si è lamentato. Poi era guerra totale, mi sembra di capire, all'interno del Movimento 5 Stelle, quindi attaccare il reggente per questioni di soldi sicuramente è qualcosa che può tornare comodo a qualcuno nell'ambito delle lotte interne. Il fatto che si possa spendere una cifra del genere per un evento è un conto, per un evento virtuale forse esagerato, soprattutto per un evento del Movimento 5 Stelle che diceva facciamo politica a costo zero, forse è ancora più esagerato, ecco. Tanto più che questi stati generali non sembrano essere serviti a granché nel momento in cui l'output era creiamo un direttorio di 5 persone, se non ricordo male, e ora questa cosa qua che doveva generare una modifica poi dello statuto è stata accantonata in vista dell'arrivo del Messia Conte, ecco. Quindi viene da chiedersi l'utilità della spesa, qualunque essa sia, anche se diciamo, da un punto di vista poi contabile, chi dovrà verificare verificherà, alla luce del fatto che è sembrata, almeno agli occhi di uno esterno ormai, una farsa, e quindi poteva non essere fatta, soprattutto nel momento in cui coinvolgi delle persone, e penso fossero anche parecchie, e gli dai, diciamo, l'aspettativa, gli fai crescere l'aspettativa che potranno incidere, nella formazione di quello che sarà il futuro del Movimento 5 Stelle. Oggi il futuro del Movimento 5 Stelle sembra essere nelle mani di Conte, ben venga, ma, dal punto di vista formale è un po' spiacevole nel momento in cui Conte non è neanche iscritto al Movimento 5 Stelle, almeno a quanto si apprende, da fonti stampa. Ecco. Senta, le è capitato che ci fossero anche in passato che fossero state organizzate delle iniziative del Movimento 5 Stelle? Si ricorda se all'epoca, quando lei era ancora nel Movimento 5 Stelle, si facevano le cifre di quanto si spendeva o non ricorda nulla di questi fatti? Ma allora, c'è sempre stata un'organizzazione basata su comitati, ad esempio per Italia 5 Stelle,
le rendicontazioni di queste attività a livello generale venivano poi pubblicate periodicamente, anche perché è naturale che ci sia una certa trasparenza. Poi la spesa nel dettaglio ovviamente rimaneva un attimo appannaggio di chi era il tesoriere o chi gestiva questi fondi, quindi è sempre stato difficile anche accedere a certe informazioni anche da dentro il movimento. Stessa cosa per quanto riguarda l'associazione Rousseau, ovviamente periodicamente ci presentava il bilancio con le slide, con i grafici, con l'allocazione delle risorse, poi che i dirigenti, chiamiamoli così, i soci di Rousseau venissero negli alberghi a 5 stelle quando facevamo Italia a 5 stelle mentre noi stavamo nei cioè nel senso alberghi a 5 stelle che costavano tanto. Ecco, non diciamo, dove c'erano esponenti del movimento. Io mi ricordo quando abbiamo fatto Italia 5 Stelle a Napoli che diciamo il nucleo core di Rousseau stava nell'albergo più vicino al luogo dell'evento, albergo anche abbastanza costoso dove stava anche Grillo, mentre noi parlamentari ovviamente stavamo anche più distanti, ma per ragioni anche di decenza, ecco, non volevamo fare sì che questa cosa fosse uno sfarzo, ecco. Però ovviamente se te sei rimborsato perché l'associazione ti paga le spese, probabilmente hai interesse a utilizzare i fondi di Rousseau per prendere, diciamo, la soluzione migliore per la comodità dell'evento, quindi nulla di contestabile formalmente, ma è chiaro che il dettaglio di tutte le spese della macchina organizzativa di Rousseau non sono, diciamo, appannaggio di chi è fuori, ecco, non c'è tutta quella trasparenza che veniva richiesta almeno fino a poco fa ai parlamentari. Senta, si è parlato anche di un contributo del 2 per 1000 per il Movimento 5 Stelle. Secondo lei perché esiste questa resistenza da parte del Movimento 5 Stelle per questo contributo? Perché si è sempre rifiutato di raccogliere fondi così? Ma allora, secondo me anche questo tabù cadrà presto, perché si è capito e penso che si possa dire abbastanza chiaramente che per far politica i soldi, i finanziamenti servono, e forse è meglio avere dei fondi dello Stato che non hanno un padrone rispetto ad avere fondi privati a cui poi diciamo in qualche modo bisogna rispondere, soprattutto se diventano il finanziatore unico che i partiti hanno. È ovvio che è una battaglia che dura da tempo contro i partiti e contro quello che è la spesa pubblica destinata ai partiti, è difficile che si risolva con vabbè prendiamo 2 per 1000 ora che arriva Conte. Ci sarà diciamo, un dibattito penso interno, è chiaro che la strada è quella, tra l'altro noi quando effettuavamo le cosiddette restituzioni, che poi non si è mai capito neanche che forma avessero, se forma di donazioni, se obblighi morali, se obblighi di fare, però fatto sta che se noi avessimo donato questi emolumenti non a un comitato privato ma a un partito, ovvero il Movimento 5 Stelle è riconosciuto come movimento, come partito in un elenco specifico, avremmo avuto anche diritto non solo alle detrazioni previste dalla legge per tutti quelli che effettuano donazioni ai partiti o comunque erogazioni liberali ai partiti, ma anche si sarebbe potuto raccogliere diciamo, ulteriori risorse da tutti i cittadini che volevano sostenere tramite la quota del 2 per 1000 le attività politiche del movimento. Quindi questa è una questione che è già stata sollevata vario tempo fa da altri colleghi del movimento e che penso che poi debba essere risolta, ecco, anche perché di fatto tutta l'opera di restituzione cosiddetta non è altro che marketing politico fatto con i soldi dei parlamentari che vengono utilizzati, tant'è che non viene fatta beneficenza in silenzio come di solito certo. Si fa normalmente, ma viene fatto l'assegno gigante con il logo del movimento pubblicizzato ovunque, addirittura eravamo arrivati al paradosso che per quest'anno non l'hanno fatto. Quest'anno non l'hanno fatto, infatti giacciono ancora 7 milioni e 430 mila euro mi sembra su un conto privato, tra l'altro questa cosa qua verrà sollevata come problema anche prossimamente, anche perché diciamo, questi soldi devono essere spesi per finalità pubbliche, almeno si spera, perché l'intento della... Chi è il titolo? Non si sa di chi è il titolo. Crimi, poi diciamo, questo comitato
si è impegnato a effettuare, diciamo, a fare da intermediario, ecco, non doveva mantenere queste risorse, quindi ci aspettiamo che queste risorse vengano destinate, non so, al Gaslini di Genova piuttosto che a altre organizzazioni che fanno veramente del bene, che non rimangano su un conto di una banca, mi sembra Banca Profilo, mi sembra che sia così, non so se a maturare interessi, anche che ora gli interessi sono a zero, Certo. o comunque non utilizzati per la finalità, anzi, a mio avviso questi soldi sarebbero dovuti tornare allo Stato, e basta, senza neanche essere utilizzati per fare propaganda. Anzi, questo è proprio uno degli aspetti che mi disturbano personalmente, cioè il fatto che si dica noi restituiamo, poi in realtà vai a selezionare associazioni specifiche per fare marketing, e addirittura quando si è trattato di selezionare alcune scuole beneficiarie, dovevano essere iscritte a Russo per potersi votare e ottenere, diciamo, più Sì, certo. chance di ottenere questi soldi. Secondo lei siamo alla vigilia della rettura definitiva? C'è stata qualche polemica per la commemorazione che ci sarà tra qualche giorno di Gianroberto Casaleggio. Oggi lo stesso Corriere della Sera, lo facevamo vedere prima, titola che insomma mancheranno alcuni big, ma questo non è ancora dato per scontatissimo perché manca ancora qualche giorno. Allora, lei che cosa pensa? Si arriverà alla rottura con Casaleggio? Ma il problema qua è che si definiscono big persone che, non lo so, hanno più di 100.000 follower, sono presenti in TV, cioè c'è questo concetto un po' strano di big. Qui l'unico big veramente rilevante oggi è Conte, quindi se Conte guida il movimento ha un futuro. Il fatto che una leadership come quella di Conte sia assente o meno a un evento di un'associazione terza può avere una sua rilevanza. Che non siano presenti Sibilia, Di Maio o altri che in passato hanno rivestito magari un ruolo, non so, di direttorio piuttosto che come membri del governo, secondo me è irrilevante. Ecco, oggi c'è una guerra interna tra pseudocorrenti, tra persone che pensano che si debba andare oltre il secondo mandato magari per interesse a ricandidarsi una terza volta, e altri che invece avendone fatto uno o addirittura zero, quindi la base, diciamo, contrastano questo tipo di innovazione, chiamiamola così. Quindi big cosa vuol dire? Cioè, anche Azzolina è diventata big, eppure è una persona che, come me, è entrata, diciamo, per la prima volta qui nel 2018. Ci sono persone che amano autodefinirsi big per darsi importanza. E il fatto che siano più o meno presenti alla gente, secondo me, interessa relativamente poco. Ma secondo lei i big alla seconda, secondo lei arriveranno anche alla terza? Ma allora, ci sono persone che sicuramente hanno maturato un'esperienza dentro le istituzioni e che da un lato diranno che non vogliono sprecarla, dall'altro hanno anche, diciamo, visto come funziona la macchina e magari sarebbero in grado anche di portarla avanti. Questo però non significa che non ci possano essere persone che da fuori aggiungono nuova linfa vitale nei vari partiti, non solo nel Certo. movimento. Quindi qua è più un discorso, diciamo, di rispetto delle regole che uno si è dato. Se la regola era 2 mandati e poi a casa, per quanto mi riguarda, questa deve essere mantenuta e non cambiata, diciamo, da quelli che ne beneficerebbero. Se è cambiata, diciamo, da altri può anche essere ragionevole, ma se sono i primi a proporre questo tipo di deroga coloro che se ne approfitterebbero, ecco, forse c'è qualcosa che non va. Poi, per quanto mi riguarda, la regola poteva essere messa in discussione tempo fa, in tempi non sospetti, e quindi senza generare ulteriori dissidi, cosa che invece ora mi sembra di capire che è all'ordine del giorno nelle riunioni. Bene, io la ringrazio molto per averci un po' spiegato quello che pensa del suo ex movimento e delle polemiche che vediamo in questi giorni. Ringrazio Marco Rizzone, il gruppo Misto, Centro Democratico. Grazie. Prego.